Stai mettendo a repentaglio 20 anni di carriera per vendicare i tuoi ex compagni di scuola. Allergie? Sono allergica ai gamberetti. Proprio mi sento morire. Tu dammi un gamberetto, io schianto. Sto gonfia. C'ho la bocca gonfia. La lingua gonfia. La gola gonfia. Parto da questo racconto, no? Un racconto sui luoghi comuni, mette la berlina, il malcostume, insomma, del paese. E volevo capire cosa succede a questo paese, diviso tra vessatori e vessati, e la scelta appunto di raccontarlo con questo tono graffiante, cattivo. Ma parto dall'ultima cosa, ma diciamo che quella scelta di raccontare con tono graffiante, come per usare una tua definizione, e con registro umoristico, insomma, è la scelta della commedia, quindi è una scelta precisa che parte dal fatto di pensare che la commedia possa arrivare a molte persone e a molte persone dire e far arrivare le cose che vogliamo dire. Sull'idea di questo paese io non ho idee così chiare, e anzi questa confusione che ho io mi pare che però sia abbastanza diffusa. Mi pare che una certezza però sia il fatto che la convivenza sia messa a rischio, cioè che il nostro vivere quotidiano sia ormai costellato di tali e tanti episodi di prevaricazione, di maleducazione, di a volte anche violenza, no, vera e propria, che ci spinge, che mi spinge, a me che faccio questo mestiere, a raccontarlo. Ecco, penso che aprire la finestra significhi questo, cioè uscire dalla propria casa e cercare di capire cosa c'è fuori. Fuori in questo momento ci pare che ci sia un diffuso sentimento di mancato rispetto delle regole e delle competenze. Questo è un problema in sé e credo comporti problemi poi a pioggia sulla questione più ampia, appunto, della convivenza civile, ecco, del rispetto delle persone, insomma. Mm-hmm. Ecco. E Paolo, invece, tu in questo caso interpreti quasi una supereroina. Sei un agente segreto che in qualche modo ci salva, ne avremo bisogno. È più complicato fare l'agente segreto o far ridere? Ma in questo caso usiamo questo mestiere in modo ironico, in modo comico, se vuoi, perciò le due cose non sono separate ma vanno insieme. Nel senso che sì, abbiamo fatto queste scene d'azione che sono appunto un po' particolari, nel cinema italiano si vede poca action, eccetera, però non volevamo fare un action, naturalmente abbiamo usato questo aspetto del racconto poi sempre, come dire, a favore della commedia, quindi poi queste missioni che sono poi frutto della nostra immaginazione sono sempre poi costellate di follie legate chiaramente, no? Insomma, volte, ecco, a ironizzare anche sulle cose che poi abbiamo girato molto seriamente, però insomma, perciò non scinderei le due cose, sono la stessa cosa in questo caso, è quello che serve anche per far sorridere. E tu interpreti alla fine diversi personaggi, no? Ce n'è qualcuno a cui eri più affezionata? Ce n'è qualcuno che magari è finito fuori e avreste voluto invece tenere? Ma no, all'inizio era più sviluppata la tassista, che invece poi non è stata, non abbiamo più sviluppato, non si potevano sviluppare tutti. Che ci piace molto lo stesso, anche se appare solo un attimo la tassista, ci piace tanto. Beh, la dottoressa finta che faccio mi piace perché è una bella vendetta che ho su Paola Minaccioni, sulla signora Ruggero, e poi soprattutto per me è stato il momento più divertente, per me personalmente del film, lo è anche nel film, ma per me personalmente perché duettare con Paola è una cosa irresistibile, ci siamo proprio divertite veramente in quel momento perché era un momento esilarante anche per noi, quindi quel personaggio lì mi piaceva molto. E un'ultima cosa, il capo dei servizi segreti alla fine fa questa dichiarazione d'amore all'Italia, no? Dice amiamo questo paese, e questo film è anche un atto d'amore, come sì, tu stesso hai sottolineato, verso l'Italia, però educarlo è un casino, non è un nostro compito, sì. E allora di chi è il compito di educare questo paese? Ma intanto credo che ognuno si debba prendere le proprie responsabilità, quindi soprattutto i cittadini,
Perché chi vive poi un paese, chi lo forma, chi lo rappresenta, sono le persone che lo vivono. Credo che sia sbagliato e comunque limitativo dare responsabilità sempre a qualcun altro, alla politica, alle istituzioni, eccetera. Noi siamo un paese che è fatto anche in parte di persone che appunto non rispettano le regole, che hanno poco a cuore il destino del paese e molto a cuore il proprio, no, piccolo universo. Insomma, penso che tocchi soprattutto a noi che questo paese lo viviamo, insomma, la responsabilità è nostra, di nessun altro. Dicevo, rieducare un paese non può essere compito di una persona. In questo caso, il favoloso Remo Girone nel film che interpreta il capo dei servizi segreti che sicuramente nella realtà fa un mestiere eticamente fortissimo. E ci credo che una persona che fa quel mestiere, che protegge, no, si occupa di difendere, proteggere il paese che lo ami, no? Naturalmente, immagino che lo ami molto. Però certo non è compito anche di un'alta carica del genere con queste competenze rieducare, si educa da piccolini, si educa nell'ambito familiare, certi comportamenti contrari, opposti a quello del personaggio di Ricky Memphis nel film, che sostanzialmente dice mena perché chi mena per primo mena due volte al figlio. Ecco, insomma, prendendolo come esempio negativo di tutto ciò che non si deve fare, forse da lì bisognerebbe ripartire con un tipo di educazione al rispetto reciproco. Poi la cultura, la formazione è ancora un'altra cosa, però se di base non c'è il rispetto reciproco non si riesce a convivere serenamente con gli altri. Il paese lo fa anche la convivenza tra le persone e da quello bisognerebbe ripartire. Mi scusi, è un po' raffreddato. Sai, cimurro c'ha sto ragazzino.